quelli che inventano il gioco dell'associazione. Mi hanno chiesto: ma perché non avete messo un gioco per gli anziani? Allora, pensiamoci, facciamo mente locale e mettiamo un gioco anche per gli anziani la prossima tornata, va bene? No, il gioco ormai quest'anno va così, magari per il prossimo anno, per il prossimo anno ormai, certo. Vabbè, in ogni caso non... Il Lido, primo Castello, secondo Rosate, terzo Luigi Nizzo, 40 stazione. Adesso abbiamo la classifica generale. Fino a questo momento Rosate 44, Castello 38, Luigi Nizzo 24, stazione 22. Vediamo, è rosso Luigi Nizzo per primo. Secondo abbiamo Rosate secondo, Rosate terzo, Castello terzo. Brigantino stazione quarto. Allora iniziamo con, si chiama questo gioco, non l'ho imparato a memoria, Spazzini del mare. Oh, l'hanno preso questo nome, chi l'ha preso questo nome? No, mi hanno detto, che l'hai scelto lui, l'unico contrario. Ah, perché male per fatto, votazione. Le note. Valentina, che è sta storia? Allora, le note. Guarda, io me lo ricordo, se no volete fare a meno ne fate a meno, ma vi ricordo che il Johnny, anche se siete ultimi, il punteggio che prendete viene a doppio. Abbiamo Francesco un minuto di tempo per prendere più palline possibile del colore del suo quartiere. Ecco, un'altra da già, è finito. Allora, Luigi Rizzo, 4 palline, Luigi Rizzo, 4. Un minuto di tempo, un cucchiaino glielo date? Allora, quindi lui deve estrarre le palline verdi. Allora, i gialli, Rosate gioca il gialli. Prendiamo appunti, Sabuccia, fatto? Ok, perfetto. Buona Ivan, bravissimo Ivan. Vai,
9. Adesso tocca a Capiero Stazione. Prendiamola a ridere perché è sempre un gioco. Prendiamola a ridere perché è sempre un gioco. Io quello che raccomando ai capi cartieri è di leggere attentamente i regolamenti ogni volta. Quello è importante. Thank you.
Thank you.
Mostriamoci per favore! Domenica prossima i giochi si svolgeranno sulla spiaggia, sempre a partire dalle ore 10. Natalizio della stacquartieri che abbiamo fatto nel periodo natalizio verrà sommato a quelli di oggi. Perfetto, infatti vi ricordo che per Natale Luigi Rizzo aveva 16 punti, Rosate 10, Stazione 6, Castello 4. Quindi questi punti saranno sommati a quelli di oggi e così via la prossima settimana sommeremo ancora gli altri. Ora aspettiamo che la giuria partorisca queste graduatorie. Noi facciamo un applauso alla giuria, poverini, stanno lavorando mentre loro seduti mangiano. Buon appetito signore, tutti quanti, buon appetito. E l'appuntamento vi ricordo che per domenica prossima alle ore 17 ci vedremo sul lungomare di Oliveri. Cominciamo dal Lido da Alessandro, andiamo poi al Lido da Belvedere, Oasi e tutti gli altri lidi fino in fondo, fin quando chiuderemo la serata nel campetto di Calcetto. Ancora un grazie a voi a sopportarci, ma non è vero, vi siete divertiti, ci siamo divertiti anche noi, certo speriamo ancora di migliorarci perché degli errori se ne fanno tanti, però l'importante è divertirsi e partecipare. Dimmi Pasqualina! Ma scusa però, Gianchè, non l'ho detto. Facciamo un applauso a tutti i partecipanti allora. Ecco, sei contento Pasqualina? Perfetto. Allora ti faccio un regalo. Pasqualina, ti faccio un regalo. Giuseppe, mette la musica del folk. Classifica ad oggi dei giochi fatti in questa giornata: Rosate 76 punti, Castello 60, Luigi Rizzo 50, Stazione 42. Adesso però andiamo alla classifica aggiungendo il punteggio del periodo natalizio. Rosate 86, Luigi Rizzo 66, Castello 64, Stazione 48. Signori, grazie a tutti quanti, l'appuntamento è per domenica prossima. Grazie ancora e buonasera.
gli impiegati e i vigili urbani, gli sponsor, barbiere Salobullo, Maimone Caffè, parrucchiere Maria G, taglio di miei occhi, legge impianti, Natale Molino Falegnano, estetica Pirattesoni, centro fisio, Paiadera, la Praia del Sole, Nido Manipù, Nido Leante, fattoria da Sapria, Andrea